A Reggio Emilia KO senza attenuanti, Pescara piatto e deludente, meglio con Lentella, pari stretto, la settimana si chiude con l'impegno sul campo della pericolante Fermana che non vince dallo scorso 28 novembre, 3-0 in casa contro Limolese. Team ispido, fisico e aggressivo, sarà la prima di tre trasferte consecutive, poi Pesaro e Modena. Nelle ultime due gare biancazzurri a secco di gol, non era mai accaduto. Auteri sembra intenzionato a confermare l'assetto varato giovedì scorso contro i Liguri, 4-2-3-1, impostazione a 3 ma difesa a 4, la variante un centrocampista in più con Lentella Giambo più alto, sostanzialmente arma tattica per schermare il regista avversario. Ancora ai margini Memuscia, Delle Monache e Chiarella, dopo la squalifica torna a disposizione in Zeta, ecco il probabile schieramento, davanti a Sorrentino Zappella, in grosso Drudi e Veroli, nel cuore del reparto nevralgico Derisio e Pompetti, sulla tre quarti Clemenza, Pontisso e Rauti, tutti alle spalle di Cernigoi, riferimento centrale. Ferrari dovrebbe partire dalla panchina. Auteri presenta l'avversario. La gara che mi aspetto è una gara fisica, Fermana è squadra solida, tosta, forte dal punto di vista agonistico, quindi gara molto fisica. Terza partita in 7 giorni, non stiamo bene, adesso tireremo le somme su chi è più stanco, meno stanco, su chi ha problematiche eccetera, ma insomma andremo a giocare la partita per fare una gara importante. Sappiamo che dal punto di vista agonistico ci dobbiamo calare nella realtà della gara. Come detto, la Fermana non vince da quasi 3 mesi, ovvero da 10 partite. Peggiore attacco del girone con 20 gol. La curiosità con Riolfo subentrato a Domizzi in casa. I marchigiani non hanno mai perso, 18 punti in 10 partite, appena 4 le reti incassate. Le uniche sconfitte patite alla Recchioni appunto sotto la gestione Domizzi contro Montevarchi e Modena, terza e quarta giornata. Fuori gli infortunati De Pascalis, Boateng, Rodio e lo squalificato Marchi. Sistema di gioco 3-4. 4-3, tre pali, Ginestra, ex notaresco, 43 anni appena compiuti. In difesa il rientrante Blondet, Urbinati e Scrosta, ex Lanciano. Sulle fasce Rossoni e Alagna, Mbaye, Graziano, coppia di mediani. Davanti Pannitteri e Chiera Matenga, ex Teramo, a supporto di Cognigni. Squalificato il tecnico Giancarlo Riolfo, si esprime così. Il Pescara è una delle squadre più accreditate alla vigilia, ma giustamente per rosa, per blasone, per qualità di tutto l'assieme. E mi aspettavo sicuramente un campionato di vertice, e purtroppo per problemi che non mi riguardano non è stato così, ma una squadra di tutto rispetto, con valori molto importanti, rose importanti, intercambi allo stesso, però devono venire qua e fare prestazioni importanti per portare via punti. Noi siamo pronti e volenterosi, mentalizzati, con la voglia di rispettare quelle che sono le nostre situazioni di classifica e di cercare di fare punti. Uno sguardo ai precedenti, 2 vittorie e un KO in C, il 6 gennaio 2002, 20 anni fa, la Fermana di Ortega si impone 2-1. Nelle immagini le 2 vittorie, la prima il 27 febbraio 2000, Serie B, il Pescara di Galeone vince nettamente, 3-0. Sblocca Giampaolo, il tiro sporcato da Pagani, spiazza l'ex Cecere. Nel secondo tempo il raddoppio di Dragan Vukoja, splendidamente servito da Max Allegri. Nel finale il 3 ancora di Federico Giampaolo, con questo delizioso tocco d'esterno. Era la Fermana di Ivo Iaconi che l'anno prima aveva firmato il miracolo della storica promozione NBA dei marchigiani. Infine, 13 ottobre 2002, Serie C, Ivo Iaconi, nel frattempo ingaggiato dalla Delfino, vendica il KO della stagione precedente. I biancazzurri prevalgono per 3-2 sulla Fermana di Puccica. Mastro Nunzio illude, si scatenano infatti i gemelli del gol, Cecchini, autore di una doppietta, e Federico Giampaolo. Quasi allo scadere, ancora Mastro Nunzio per il definitivo 2-3.